Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. I cittadini umbri sotto i 60 anni che hanno effettuato la prenotazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 aprile in attesa di eventuali ulteriori disposizioni nazionali saranno vaccinati con dosi di vaccino Pfizer. A comunicare la decisione all'assessore alla salute della regione Umbria Luca Coletto, negli ultimi giorni ha detto: a partire da lunedì 5 aprile mediamente le persone che hanno disdetto la prenotazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono 1000 al giorno. Ad oggi abbiamo superato le 5000 disdette e gli operatori del NUS, che ricevono solitamente intorno alle 4000 chiamate quotidiane, si sono trovati a gestire in questa settimana circa 22000 telefonate per ogni giornata con richiesta di chiarimenti. Invitiamo i cittadini prenotati nelle prossime giornate, quindi, ha aggiunto Coletto, a non disdire la prenotazione perché le vaccinazioni proseguiranno. Intanto venerdì 9 e sabato 10 aprile con il vaccino Pfizer per tutti i soggetti che non hanno superato i 60 anni, con l'auspicio che già nelle prossime ore arrivino disposizioni chiare e rassicuranti per chi dovrà vaccinarsi con questa tipologia di vaccino. Una girata storica, la peggiore degli ultimi 20 anni. CIA Umbria fa il punto della situazione dopo il brusco crollo delle temperature nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile, con la colonnina che ha raggiunto il segno meno in diverse zone del territorio umbro, con punte fino a meno 8 nella piana Eugubina. Se nell'Orvietano c'è chi ha ricorso alle accensioni di fuochi in prossimità dei filari delle vigne per riscaldare le piante ed evitare danni, a registrare le difficoltà maggiori in attesa di verifiche sull'olivo è il settore ortofrutticolo e quello vitivinicolo, con il Sangiovese e il Grechetto che registrano un danno di produzione notevole ma non ancora quantificabile. In una situazione in cui i cambiamenti climatici sono sempre più vistosi e dagli effetti devastanti, soprattutto per il comparto agricolo, dichiara il presidente CIA Umbria Matteo Bartolini, occorre attenzionare la regione affinché valuti l'opportunità di chiedere al governo lo stato di calamità naturale, così da potersi presto attivare per gli indennizzi ai produttori per i danni provocati dalle gelate. Si è tenuto a Roma un incontro tra Vera Fiorani, nuovo AD di RFI, società che realizza le infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato, e una delegazione della regione guidata dalla presidente Tesei, accompagnata dall'assessore Menasecchi e alcuni tecnici. Durante il positivo confronto sono state analizzate numerose situazioni in merito ai collegamenti ferroviari strategici dell'Umbria, su cui la giunta regionale sta puntando con decisione già dal suo insediamento. Nello specifico si è parlato della Orte Falconara, per la quale si stanno concludendo i lavori del tavolo tecnico derivante dal protocollo d'intesa Umbria Marche MIT-RFI, che prevede una serie di interventi lungo la tratta che ridurranno i tempi di percorrenza fino a 45 minuti. Quanto alla FCU, la regione aveva ottenuto già una recente assegnazione di 118 milioni di euro per la riapertura totale delle due tratte, Perugia Terni e Città di Castello San Sepolcro, dopo la chiusura avvenuta nel 2017. La regione, che ritiene il finanziamento insufficiente per poter concludere i lavori, ha richiesto l'incremento fino all'importo previsto dal contratto di programma per permettere la riapertura totale della dorsale regionale della FCU. Infine, in merito alla tratta Foligno-Terontola, è stata ribadita dal presidente e assessore la necessità di un potenziamento, anticipando contemporaneamente gli interventi previsti in quattro fasi dell'attuale studio RFI, con una netta compressione dei tempi di progettazione e di appalto. La necessità è quella di finanziare l'opera con circa 500 milioni per conseguire il risultato di collegare Perugia a Firenze in circa un'ora di treno. La settimana scorsa la funzione associata di protezione civile Sud-Ovest Orvietana ha effettuato oltre 3000 test sierologici rapidi su altrettanti cittadini dei territori dei comuni di Parrano, Montecabione, Monteleone, Porano, Giove, Fabbro e le frazioni di Baschia, Colloredo, Morre, Collelungo, resi possibili dai medici, dal personale infermieristico volontario, dai gruppi comunali, dalle associazioni della misericordia, dell'ANPAS regionale e Croce Verde di Spoleto. Dal report fornito dalla funzione associata risulta che durante i test effettuati la scorsa settimana sono emerse alcune positività, poi smentite o confermate a seguito del tampone orofaringeo. Dalla elaborazione dei dati, tale tipologia di test permette di capire come sta circolando il virus nel territorio. Questi sono test che ci dicono se tu hai gli anticorpi o non ne hai. Per avere gli anticorpi devi essere venuto a contatto con il virus e devi aver sviluppato gli anticorpi. È valido anche per quelli che hanno fatto il vaccino, per vedere se hanno sviluppato gli anticorpi. Gli anticorpi, diciamo, sono di due tipi, IgM, che vengono fatti precocemente dall'organismo, durano poco,
e l'IgG che vengono fatti tardivamente nel giro di 14 giorni e durano più a lungo. Quindi è un test specifico per vedere se tu sei venuto a contatto o meno con il virus, però non ci dice al momento se sei positivo o negativo, perché per vedere il momento bisogna fare il tampone orofaringe. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arecchio Aquesio torna puntuale tra un'ora.